aggiornamento dal mio singolo che è uscito Le mie ragioni il 24 gennaio, sta andando molto bene, sono molto contento e vi do un aggiornamento visto che ho fatto il video, quello su il videoclip su come creare videoclip a basso costo e se non l'avete visto andatelo a vedere e alla fine il video l'ho realizzato io e quindi ho detto voglio fare un video in cui appunto spiegare come poi aver fatto magari un video a basso costo oppure molto semplice, come poter valorizzare comunque lo stesso un video del genere, quale stratagemma utilizzare per poi comunicare alla gente che comunque è un video importante. Intanto vi ringrazio perché il brano Le mie ragioni su Spotify ha superato da poco, dal momento in cui registra, ha superato i 2000 play, è stato aggiunto è stato accettato in diverse playlist italiane e ringrazio tutti i curatori. Poi l'ho fatto con un po' di lavoro aggiunto nelle playlist collaborative di Spitlist e anche questo gli ha dato una grande botta. Se non sapete di che cosa sto parlando, Spitlist è appunto quel sito che abbiamo creato insieme a Peppe Marazzita che raccoglie le playlist collaborative, che sono quelle playlist aperte dove praticamente possiamo noi inserire autonomamente le nostre canzoni senza chiedere a nessuno. E in quel sito praticamente è possibile prendere degli elenchi di playlist collaborative divise per genere, perché su Spotify non è semplice trovarle e quindi Peppe Marazzita, il mio collega, socio, cantautore bravissimo eccetera eccetera, ha creato questo sistema per trovarle, una piccola app, e appunto noi raccogliamo in elenchi, no, da 250 playlist collaborative e sono in vendita sul sito spitlist.com. Se dovete promuovere il vostro brano, può essere su Spotify, può essere una soluzione interessante, con poche decine di euro avete elenchi di playlist collaborative che vi potete aggiungere. Alcune di queste playlist hanno veramente tanti follower, nel PDF trovate anche il numero dei follower, trovate appunto il genere, il nome della playlist, ci sono le istruzioni come funziona per aggiungersi, molto molto bello, spitlist.com, magari vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda il video, alla fine l'ho fatto io e ho detto ma adesso magari per, diciamo, valorizzarlo un po' di più, forse è meglio chiedere un'anteprima in esclusiva su qualche webzine o su qualche testata online. Questo perché poi se tu pubblichi il video così nudo e crudo, se l'hai fatto tu, se è un video a basso costo, e questo magari non aiuta. Se invece riesci ad organizzare comunque un'esclusiva, questo comunica comunque interesse alla gente, nel senso questo ha fatto questo video, deve uscire giorno tot, però il giorno prima è in esclusiva su questo sito, allora ha, diciamo, l'utente finale, diciamo il tuo fan o il potenziale fan, chi ti conosce, magari si pone in maniera diversa, ha un'attenzione maggiore. E come si organizza un'anteprima in esclusiva? Si può fare, ragazzi, anche senza ufficio stampa. Ho creato una guida che in tantissimi in questi anni hanno scaricato e in tantissimi mi hanno scritto ringraziandomi, dicendo che sono riusciti ad organizzare un'anteprima del loro videoclip. Sostanzialmente si può anche fare l'anteprima dello streaming dell'album. Si decide praticamente un giorno prima dell'uscita di mettere in ascolto, in streaming, tutto l'album. Magari si crea un player su SoundCloud e magari privato, e quindi la gente il giorno prima dell'uscita vede che sul sito, poi più importante il sito più questa cosa funziona, sul sito importante uscito in anteprima se lo va a ascoltare, poi il giorno dopo esce su Spotify e cose simili. Prima duravano molto di più le anteprime, vi ricordate? Si facevano anteprime in esclusiva per una settimana, anni fa, no? Si stava col player privato per una settimana e poi usciva l'album. Adesso dura un giorno, poi il giorno dopo si possono liberare tutti i link. Comunque spiego tutto in questa guida, vi lascio il link in descrizione, guida esclusiva su come organizzare un'anteprima in esclusiva che si può utilizzare sia per il singolo, per il videoclip, che per l'album, lo streaming totale. Quindi vi lascio il link in descrizione della guida, all'interno trovate anche i contatti mail di alcune testate che ho selezionato che rispondono sempre attivamente, e quindi ve lo consiglio. Se avete fatto un videoclip in generale, comunque è una tecnica
tecnica per, diciamo, dare più attenzione al vostro video. E se praticamente fate un videoclip magari a basso costo, diciamo che la strada, cercare un'anteprima, può servire per superare questo ostacolo. E un consiglio, come abbiamo visto nel video del singolo, di come praticamente preparare il lancio del singolo, il comunicato stampa, come chiedere appunto come fare il comunicato stampa per la pubblicazione, bisogna comunque sempre, secondo me, veicolare un po' il contenuto. Se c'è un bel contenuto, una bella idea dietro il concetto della canzone, dietro il concetto del video, allora è più semplice, è più facile che dall'altra parte ci rispondino ok. Se invece è così, è un video già è fatto a magari low budget e in più non ha niente, un contenuto da trasmettere o un'idea, allora diventa veramente difficile. Quindi il mio consiglio è veicolate dei messaggi, dei contenuti. Noi siamo qui in questi video, siamo per il contenuto, per i contenuti più della forma. Quindi è perché il contenuto è quello che secondo me conta di più. Un bel contenuto, un'idea dietro forte, un messaggio da trasmettere, un video fatto in maniera decente, anche se si possono fare cose interessanti anche con pochi euro. E poi si cerca un'anteprima e così si chiude il cerchio. Ditemi che cosa ne pensate, fatemi sapere nei commenti se avete mai vi siete mai autopromossi, vi siete, diciamo, organizzati un lancio di un singolo, di un videoclip, di un disco da soli. Scrivetemi i vostri feedback, no? I risultati che riuscite ad ottenere. E quindi ci vediamo nei commenti e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!